sì, come sono esperti anche questi ragazzini nel vestire, cosa non facile per i ragazzini, questa è anche una delle cose che insegna lo sport. Attenzione un attimo, anche a un ragazzino, sappiamo. Ecco qua, stanno arrivando due ragazze, ci siamo adesso? Arrivate, dottoressa Barucco, bene, sono partiti in questo momento in perfetto orario, è partita la politica, attenzione ragazzi che si scivola, c'è un po' di ghiaccio, lo puoi mettere il tempo a Giovanni! Attenzione all'arrivo della Mini, davvero veloci questi ragazzi, ed ecco il primo concorrente, vado a risalire il nome, circa 6 minuti ci ha messo questo ragazzo e poi è arrivato il secondo concorrente che invece si chiama Cicchetti e poi arriva Bovo. Allora, come si chiama il primo? Vieni, vieni, fatti vedere. Dimmi come ti chiami, grazie. Matteo? Matteo Menegatti del gruppo Selva Bovolone, quindi Veronese, il primo atleta arrivato, e poi è arrivato anche Andrea Pignattaro, e poi è arrivato Alberto Zanoni, e Greta, prima della gara femminile, Greta D'Olivere, immancabile con la vittoria, e poi un altro dei fratelli Bovo. Preparate il pettorale ragazzi, bravissimo Marco Pirazzini, anche lui giunto al traguardo, vedete in circa 7 minuti e mezzo in questo momento. E arriva anche la seconda concorrente femminile che è Miriana Baldin e subito dietro Andrea Tuffanelli, pantaloncini corti, per lui il freddo non è un problema, vero Andrea? Neanche i guanti c'ha Andrea, bravissimo, sei proprio un uomo forte. Altri arrivi per questi mini atleti, bravissimi, non sembrano per nulla affaticati. Ecco Lorenzo, bravo Lorenzo, Lorenzo Farinelli, bravissimo, anche lui immancabile, poi Rachele Bovo che dovrebbe essere terza proprio, bravissima Rachele, e bravi tutti naturalmente questi ragazzi che hanno sfidato il freddo. Allora sono 4 le categorie della Mini. Arrivando anche una delle due sorelle Baruffa. Quattro categorie della Mini, A categoria 94-97, B 98 in poi, femminile 94-97 e 98 in poi, stessa cosa, quindi sono premiati i primi 3 di ogni categoria, naturalmente al termine della gara, durante le premiazioni sono premiati questi ragazzi, arriva anche Marica Zanella, bravissima Marica, com'è Marica, è freddo? Pochino? C'hai un bel colore rubicondo. Sono le 9.25, 5 minuti ancora la partenza della camminata da 7 km. Eccola qua l'altra sorella Baruffa. È Francesca questa? Sì, ho indovinato una volta. E poi arriva anche Anna Stocchi della Bompani. E poi un altro giovane atleta,
Bravissimo, come si chiama questo? Te lo chiedo dopo. Lorenzo, Lorenzo, un altro Lorenzo, bravo Lorenzo. Brava Valentina! Valentina Sicchiero, freddo Valentina? Un po', niente, non hanno freddo per niente sti ragazzi. E sta arrivando anche Silvia, bravissima Silvia. Silvia Pignattaro, brava Silvia. Dai che dopo ci scaldiamo con un bel bicchiere di cioccolata calda, anche di tè, va bene lo stesso. Brava Silvia. Brava Silvia. Partirà alle 9.45. È partita la camminata del discesa del trofeo di Tuttavia, gara femminile, anche lei partita in questo momento per la categoria ieri ero là. A questo punto rimane incondizionato sulla gara competitiva, però importante, è un numero, però grandi numeri, sono buoni numeri, soprattutto per il periodo in cui svolge questa gara. Allora a mano al cronometro, vi ricordo la distanza, 11 km, sarà un giro unico. Un giro unico seguirà a sinistra rispetto alla chiesa. Sono due categorie e sarà una di queste la categoria veterana. Favoriti per la vittoria del 15° trofeo dell'Epifania, sicuramente Massimo Tocchio su tutti, ma dietro sarà sicuramente Bagarra, perché è quella partita in questo momento. È partita la 15ª edizione dell'Epifania gara competitiva e un ottimo numero di atleti hanno preso il via. Sta in quarta. Fai un altro giro? Ma ce la sentiamo noi però di fartelo fare. Il regalo di Babbo Natale. È meglio perché io la prima volta che. Però sei un uomo, non sei una donna! Dovrebbe essere Emanuela Cremomanini, credo sia lei, e dietro è Elisabetta Lambertini, così sembra. Manuela Cremonini del gruppo Gaffi, mi sembra, vero Manuela? No? Va bene, ma dai. Vittoria Sant'Agata? Sì. Per poco riesce a battere Manuela Cremonini e Elisabetta Lambertini della Gaffi, distacco davvero minimo. Prima quindi Manuela Cremonini, Vittoria Sant'Agata. Gravisi! Conferma, è stato perso un ferma qualcosa, una coroncina, chi l'ha persa? Sta arrivando anche un altro atleta, Luca stai di là, la camminata, fuori categoria comunque, camminata tanto. Signori camminatori, stiamo magari sulla sinistra perché stanno arrivando ragazze della gara competitiva, due ne sono arrivate, ha vinto Manuela Cremonini del gruppo Vittoria Sant'Agata e seconda per pochissimo distacco è arrivata Elisabetta Lambertini. Arrivo. Ciao! Al tappo te? Aspetta ragazzi! Non cammina mai! Ce l'ho fatta! Andiamo, ce l'hai fatta finalmente! Su! Distacco imponente, quello delle prime due concorrenti alle avversarie.